Rieccoci a San Benedetto con l'ospite d'onore Dino Pes, detto Velluto. Ciao Dino, come va? Dopo questa splendida vittoria a Fucecchio ci ritiriamo a Ferrara. Bene, allora. Dai, siamo carichi, vogliosi, deve essere anche la prima volta che correrò questo Vallo di Ferrara, quindi aspettiamo il momento, dai. Allora, dopo il capolavoro di domenica scorsa, che un vero e proprio capolavoro è stato, ci ritroviamo domani con Ribelle, una cavalla che conosci molto bene. 2019 hai fatto, insomma, hai vinto a Piancastagnaio, hai vinto ad Asti. Quindi... d'Asti. Ah no, è vero, scusate. Piancastagnaio secondo. Sì, sì, è vero, è vero. Ha vinto ad Asti con la Cattedrale, insomma, una cavalla che conosci bene perché l'hai montata anche l'anno prima. Come l'hai ritrovata dopo questo stop? Ma il cavallo, niente, l'ho ritrovato bene, senz'altro più maturo, come me anche lui è la prima volta che affronta questo percorso, siamo fiduciosi. Prima dicevamo con Linus che sarà un gran bel palio perché c'è un bel lotto di cavalli e un mix di esperti che hanno già fatto vedere tanto e un mix di nuovi che promettono molto molto bene. Come lo vedi questa corsa? Ma io la vedo molto molto aperta a tutti, perché come dicevi c'è un bel mix di cavalli, penso sia una delle edizioni con più cavalli importanti in pista e quindi sarà dura da lottarcela tutti quanti. Bene, bocca al lupo e buona serata. Grazie. Ciao a tutti.